Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Oggi, come detto nello scorso video, si va a catturare, o meglio, si tenta di catturare Cresselia, e per farlo bisogna prima andare in questa casa. Vediamo un po'. Il ragazzino si agita nel sonno. Sembra avere degli incubi, sta mormorando qualcosa. Dark, mi sta guardando. Che bello. Non avrei mai pensato che il nostro figlio potesse avere un incubo senza fine. Era già successo in passato a Canalipoli. Alcune persone non si sono mai risvegliate da certi incubi. Che strano. Marinaio! Da quando mio figlio è finito in quell'incubo, ho perso il mio amore per il mare. Per risvegliarlo mi serve la piuma lunare dell'isola Luna Piena. Ti andrebbe di venire all'isola Luna Piena? Se non per me, almeno per mio figlio. Contiamo su di te. Solo tu puoi risvegliarlo da quell'orribile incubo. Ti prego, portami la piuma lunare dell'isola Luna Piena. È l'unico modo per risvegliarlo. Leviamo le ancore. Sì, tre volte mi ha detto che ci vuole lì la piuma lunare. Quindi andiamo. C'è un party su questa nave. Vedi come ondeggia. Fa. Unz, 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 unz. E poi percorre velocemente il mare. Ok. Quanto è bella questa host. Quanto? Da 1 a 11. Direi 12. Il Pokémon è andato via. C'è qualcosa di luccicante nel punto in cui si trovava. Hai trovato una piuma lunare. Piuma lunare. Piuma che brilla come la luna. Pare che abbia il potere di allontanare gli incubi. Va bene. Cresselia se n'è andato, quindi ora toccherà a noi cercarlo. Potrei anche, credo, usare volo, ma non importa. Quel Pokémon che ho incontrato era Cresselia. Ho sentito dire che si sposta da un luogo all'altro volando nei cieli di Sinnoh. Quello scintillio è la piuma lunare. Grazie, questa risveglierà mio figlio dall'incubo. Ma la nave dov'è? Ah, così ci riporta. Pensavo, ma era scomparsa, dico, ehi. Aspetta, invece no. Comunque andiamo a svegliare il figlio di questo marinaio. Ciao bimbo! La piuma lunare che hai con te inizia a brillare. Il viso del ragazzo sembra più rilassato e sereno. Si è svegliato! Intanto in televisione passa il logo del Team Galassia. Accipicchia, sei sveglio! Oh figlio mio, io non so cosa dire. Grazie, non ti dimenticheremo mai! Vederti così vivace mi fa sentire meglio, ma pare una sagoma. Mi è tornata voglia di navigare. Più tardi vi porterò con me. Ma portami da qualche parte, dove dico io. Ho visto che incubo, ero in un posto buio e c'era un Pokémon tutto nero. Eppure sentivo lo stesso la voce di mamma e papà. Chissà che Pokémon era. Chissà se e quando rilasceranno gli eventi. Ad ogni modo, andiamo a cercare Cresselia. Sarà molto facile cercare Cresselia. Inoltre, oggi intendo anche fare l'avventura con Risetta nel post-game, perché è molto importante quella farla, giusto per completismo. A questo punto inizio a fare avanti e indietro in un punto preciso, finché non mi capita lui. No, lì non va bene. Perfetto, è qui. È al centro, da queste parti qua, quindi. Sì, perfetto. Cerchiamolo, cerchiamolo. Ah, ma così? Senza musica? Tra l'altro, Yves Alt è anche Cresselia. E dunque. Ah, livello 50, certo. Non so se indebolirlo funziona come su Argold e SoulSilver. Che praticamente il leggendario era Raikou Entei. Suicune no, Suicune era un'altra faccenda. Raikou Entei, se gli fai danno, comunque rimangono col danno. Quindi potrei provare a fare danno a Cresselia volendo. Provo a fargli danno. Poco però. Voglio vedere se lo tiene. Cresselia è fuggito, va bene, non è importante.
mantiene il danno subito, che è una cosa da non sottovalutare. Perfetto, dal prossimo si inizia la cattura frenetica. Preso. Ci è voluto un po', un bel 6 tentativi, però è andata molto bene. Molto molto bene, sono soddisfatto. Quindi anche i tempi piuttosto stretti. Pokémon falcato. Volando rilascia particelle brillanti dal suo velo di piume. Viene considerato l'incarnazione della luna crescente. Soprannome no, ma le Eve... mostra le info. Natura birbona, no! Oh. Aspetta, aspetta. Possiamo lavorarci in qualche modo. Ok, gli HP stiamo sul 18 più o meno. L'attacco stiamo anche lì intorno al 18-19. L'attacco speciale invece anche 16-17. Ah, la velocità e la difesa speciale sono al 31 con la natura birbona. E anche la difesa è al 31. Il problema è che aumentare l'attacco e diminuire la difesa speciale non è proprio il massimo. Comunque io Cresselia lo vedrei meglio come Pokémon speciale. E vabbè, con lui è andata un po' male, ma andiamo a fare risetta ora. Si vola quindi alla Lega Pokémon partendo da qua, dall'alto, perché è più congeniale partire dall'alto, dato che sta lì vicino. Da qui, sì, ecco. Infatti, qui quando si arriva appunto all'ultimo ostacolo, c'è un tizio lì che non ti fa entrare. Quindi noi che facciamo? Una volta fatta la lega, il tizio sarà scomparso. E al suo posto ci sarà nulla. Un punto vuoto dove andare comunque sia poi per passare e andare a cercare Risetta con possibilmente Scacciabruma. Io mi chiamo Risetta e tu saresti... Oh, ti chiami Link. Bene, ho un favore da chiederti. Vorrei attraversare questo tunnel, mi accompagneresti? È una cosa piuttosto veloce a dire il vero con Risetta. Non mi piace per niente vedere Pokémon feriti. Lascia che guarisca i tuoi. Va benissimo, però prima fammi togliere questa nebbia. Vai, Staraptor. Buonissimo. Allora, dato che non posso usare Surf, perché le MN a quanto pare non si possono usare, quelle che va in groppa un Pokémon quando sei in compagnia, chissà perché. Però chi mettiamo davanti? Non dovrebbe essere troppo difficile affrontare questi allenatori. Ne vincerò, ne sono certa, quindi tu perderai. Ci vuole classe per essere veri fantallenatori. Io sono un Domadraghi. Ho ancora più classe di voi. Forse guadagno di meno. Non lo so. Quanto guadagno un Domadraghi? La prepotta! La prepotta di Arcanine! Bella! Bella! Dunque, questo Arcanine ha altruismo, fulmisguardo, grido di lotta e un attacco che non ho visto. Spero sia un attacco, perché se non ha neanche un altro attacco è finita. Stando molto attenti, si può fare anche questo. Ok. Eccolo qua, piccoli passi, si fa tutto. Ok, questi qui bisogna affrontarli per forza perché poi sotto ci vuole assolutamente Surf. Voi avete i poteri psichici, eh? Io no. Come facciamo ora? Ecco fatto. Oh. Allora. Ma scusami. Qui rimaniamo comunque fregati. Bisogna tornare indietro poi se uno vuole prenderle tutte. Che seccatura. Nero pietra. Vabbè, non male, non male. Non male. Allora. Sì. Tra l'altro non ci sono neanche troppi allenatori rispetto agli altri, eh. Si è allenato al dojo karate di Kanto lui. Ah. Le grandi cheat, eh. Bravo, bravo.
Oh, sti due erano un po' più tosti da sconfiggere, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, ma ci sono anche loro. Va bene. E allora, fatevi sotto. La vista acuta dei miei Pokémon alati scoverà il tuo punto debole. Non credo. Imparare a gestire i Pokémon forti è il segreto per migliorarsi. Beh, sì. Più hai situazioni difficili da gestire, più impari. Però a volte per imparare bisogna sbatterci il muso. Ed è quello che accadrà oggi ai nostri amici. Fatti anche sti due. Proseguiamo. Dunque, ce ne sono altri già ho visto. Mamma mia. Iniziano ad essere un po' troppi. Oh, qui nulla. Ma, Risetta. Che cavolo combini. Oh! Ti piace chiacchierare? Sì, mi piace anche muovermi, però. Che disastro. Le lotte sono una questione di forza interiore. Vince chi lo desidera di più. Lo vedo, vedo la mia vittoria. Speriamo che ci sia anche Risetta. Meno male. Sembra un problema. Ci siamo? Pare che ci siamo, ok. Ah, è il labirinto, eh? Ui, mi sono incartato da solo. Allora, ma scusami. Ma, perché noi veniamo da qui? Invece la strada di là è un'altra. Che mi dici? I Pokémon tra i fiori, i Pokémon tra i fiori, i Pokémon tra i fiori e i Pokémon tra i fiori. Va bene. Perché ci siamo, perché ci siamo. Ti lascerò senza fiato con i Pokémon formidabili e mosse ancora più straordinarie. Wata! È nota di Pokémon sia. Mi fa paura lui. Potrebbe essere pericoloso a cintura nera. Oh, ok. Uno ne ha tre, uno ne ha due, oppure uno ne ha quattro e uno ne ha uno. Puragli e Onix. Arcanine, vedi di attaccare Puragli, per favore. Eh? Perché ha un attacco solo, Arcanine, ultima fiamma. E poi non attacca più, fa solo altruismo e fulmisguardo. Quindi dovresti attaccare Puragli, almeno non lo spreca. Si attacca poi, perché è capace che non attacca proprio. Io posso capire tante cose, no? Quando uno programma un gioco, ci sono sempre degli ostacoli da superare. Però quando vai a programmare un Arcanine male, che non fa altro che fare altruismo, fulmisguardo e grido di lotta, neanche attacca a volte, non è proprio il massimo, eh? Quello si potrebbe anche evitare. Oh, ecco qui. Volevo vedere i Pokémon che fanno visita alla roccia che c'è più avanti. Tutto qui. Ti sono grata per avermi accompagnata, ma solo un po'. È morimmazzata! Oh! Non solo! Ha un Arcanine che non ha fatto un cavolo, ma c'ha pure le pretese di dire, però non ti sono tanto grata. Allora, quella parte là fuori andrò un'altra volta a esplorarla, perché lì ci sarebbe l'evento della lettera di Oak, che però da noi ancora non c'è. Quindi la esplorerò a tempo debito. Mentre per il momento, niente, continuo un attimino qui, prendo le ultime cose che ci sono da prendere. E poi concludo il video. Per esempio, io qui ora vorrei andare, no? Dai. Ci sono sti due che non intendo affrontare assolutamente. Ecco qui. Che abbiamo? Avanzi. Oh, buono! Buono avanzi. Serve sempre un po' di avanzi. Specialmente quelli di Natale ora. L'ultimo oggetto che manca è questo qui, che è un elisir, ma pensavo di meglio. Ad ogni modo, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram che passa anche qui in sovraimpressione. Se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!